Ciao ragazzi da Melix Game, oggi su Amnesia il nostro gioco horror. Iniziamo subito, non voglio dire altro, proseguiamo il gioco. Eccoci qua, nella sala delle torture. Benissimo. Con il nostro Daniel sempre più ansioso, direi che abbiamo trovato tutti quanti i pezzi di sfera 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mi auguro che non ce ne siano più, perché sennò siamo punto e a capo. Andiamo. Oggi ragazzi direi che non voglio temere, voglio andare come una scheggia, sempre che Daniel ce lo consenta, perché lui è lento, lui è piattola così. Cerchiamo la strada per tornare indietro. Porca di quella troia, ho appena detto che non voglio aver paura, vacca boia. Aiuto, non voglio la mummia. Andiamocene. Ora ci nasconderemo dietro qualcosa. Porca di quella vacca. Allora, ricapitolando, sono vicini e ci seguono, quindi io avrei appena detto che vorrei continuare a giocare senza timore. Dove siamo finiti? Aspetta. Ok. Che ci ha riportato qui? Non lo so. Get her back. Che? Dai, oggi non volevo temere, ho detto. Che boia. Ok. Dai. Ce la si può fare. Che non ricordo la strada, onestamente, proprio ve lo dico spudoratamente. Forse era questa la porta. Sì. Perfetto ragazzi, io direi che questo gioco è lunghissimo, qui che cosa c'era? Ah sì, abbiamo fatto i super massacri. Mo chi va a trovare la strada giusta? Ma merda, ma merda, ma merda. Incredible, you found Vaya's recipe. That there might still be a chance. Ancora griffa c'è qui. Alexander is working on ancora qua, stai. A door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients and prepare the tonic Vaya describes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Cioè, ora dobbiamo preparare unless un tonico. Everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save. Non me ne frega niente di salvarti comunque. Allora, ok. Vediamo un po' le note. Agrippa. Allora, muffe velenose. Va bene. Qua dice...
Dunque, noi innanzitutto abbiamo raccolto veleno ghiandola, che è la ghiandola di un fungo velenoso. Allora dobbiamo tornare indietro dove c'era il pozzo. No, era qua, se non sbaglio. Giusto? Sì. Oh, una cosa che mi ricordo. Oh, ok. Allora, tiriamo su la manovella. Giriamo la manovella e tiriamo su la corda. Vado a culo, perché onestamente non lo so se possiamo fare così. No, ma chiaramente. Chiaramente no. Manco parlare, però abbiamo una corda. Possiamo usare la corda. Abbiamo pure della carne. Perché dobbiamo fare una roba così? E... ma no, Mel. Si può. Quindi... può fare nulla, porco di quel cane. Quindi siamo punto a capo. Che belle robe, che belle robe proprio. Ma io voglio fare un'altra cosa però. Daniel, ma non rompere i coglioni a Agrippa, proprio non li rompere, che non è giornata, eh? Io andrei fuori sul ponte. Oh cazzo, stai calmo Daniel, stai calmo, non succede nulla. C'è qua zia, dai. Perché manco si apre? Cazzo, porco! Ma dai, come dormi? Lo so che stavo dormendo, proprio non dovevo farlo. Cioè, la seconda volta che muoio. È successo ragazzi, cioè dove sono finita? Oh cazzo, c'è qualquadra che non cosa. Aiuto, alzati. You had me worried. Quite frankly, I'm not sure what to do with you. I hold no grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption. How you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Sì, grazie. Dunque, la manina qua mi suggerisce che devo spostare questa cosa qua. Siamo rinchiusi, porca di quella maiala, qua, dalle mummie, o qualunque cosa sia. Oh, allora, Daniel, dovremmo spostare. Già c'ho un rimbambito come personaggio.
Vedi che ce la puoi fare. Ecco, bravo. Ora? Perché abbiamo spostato questa cosa? Spostiamola là. Per far che? Aspetta, beh. Non lo so veramente. Sto andando a caso, così a casoni sto andando. Che voi non lo sapete, qua vicino a un paese si chiama Casoni. Vabbè, la porta è bloccata. Dal letto, pirla! Che belle robe. Sento bloccata, va bene. Ma noi abbiamo questo che ovviamente ci aprirà la porta. Oh. Non abbiamo niente. Però potremmo attuare una trappola. Bloccata, l'abbiamo già detto. Daniel, porca miseria. Che facciamo qui? Oh porco cazzo! Oh cazzo cazzo! Quella roba lì uccide. Quella schifezza lì. Scusate! Mi sarei un attimo bloccata qui. Mummie! Signore mummie! C'è un buco qua. Sembra però. No, c'è il buco. Che schifo. E scusate. No, perché sarei un attimo rinchiusa. Mi vorreste aprire cortesemente? Aiuto, faccio così con la tazza. Aiuto, voglio. Ecco, magari mi poteva servire, l'ho lanciato là. Perché sono una deficiente? Ma perché? Nessun oggetto da usare. Amici! Vorrei uscire! Vi prego! Non so perché ho spostato il letto lì. Magari c'è un buco sul soffitto e noi non lo vediamo. Tanto. Oh! Che belle queste robe. C'è nessuno che mi può aiutare ad uscire di... Scusi? Ma sono un genio, raga. So Eugenio. Che schifo, mi fa schifo questi affari. È aperta. Che belle robe. Oddio, ci sono le mummie. Aspetta, Daniel, oggi sono io agitata. Aspetta un momento. Un momento. Qui c'è un biglietto. Qui c'è dell'olio. Prendiamo l'olio. Ok, vediamo questo biglietto. Cosa ci dice? Inchinati, Daniel. Dai, non fare il pistola. Non c'è molto da dire. Boh, a posto siamo. Puoi alzarti, Daniel. Dai, era già alzato. Perché?
Perché oggi tanta paura io? Un acciarino. Lui è lento, io ho paura. Un altro acciarino. Non promette nulla di che. Allora, qua c'è un cadavere perché... No, scusi, non vorrei toccarle... non volevo. Però, se io la Scusi. Mi fa un po' senso toccare un cadavere. Scusi, non vorrei toccare le sue parti basse. Senta, signor cadavere, mi dia una mano, un braccio. Oddio, gli ho spostato un braccio, che schifo. Non fa un po' senso. Senta, no, ma perché sempre lì mi va la mano? Dai, che devo fare con sto cadavere? Ci salto sopra. Ignorate. Senta, che devo farci con lei? Facciamo due chiacchiere. Mi inchino, mi prosto. Prosto. Prostata. Senta, cortesemente, mi aiuti. Davvero, mi trovo in una situazione complessa. Non sto neanche bene bene. Potrebbe aiutarmi. Senti, faccia di merda, vaffanculo. Allora, questa è aperta o chiusa? Ora è aperta. Prego? Non ho capito. Laudano. Laudano mio. Quante belle robe che ci sono da raccogliere oggi. Non mi piace molto uscire da quella porta, ragazzi. No, non mi piace proprio per niente. Io mi armo. Permesso. Nessuno. Poi non mi piace, non mi piace. È inceppata. Sono felice però. Sempre inceppato. Secchio di legno vuoto. Abbiamo raccattato. Capito. Ah, cosa che non abbiamo visto è il pozzo. Oddio mamma, cosa mi salta su adesso? Che c'è nel pozzo? Chiaramente. Chiaramente. Corda. No. Però se noi attacchiamo la corda al secchio non funziona. E la cosa qui con la corda, no, per dirci. Però la corda col secchio e poi buttarlo giù nel pozzo non era una cattiva idea. Ci ho provato e non ha funzionato. Aspetta. Aspetta, è Daniel, per cortesia. Caro.
Deve ancora nascere quello. Buttiamo giù. Andiamo a raccogliere l'acqua. Ritiriamo su. Sperando che non salga una mummia. Ecco, abbiamo preso, vedi? Abbiamo preso un succhietto. Che dai. Che belle robe. Che famo? Andiamo a svegliare il cadavere con il secchio d'acqua. L'unica cosa che mi viene in mente, fate voi come son messa. Allora, secchio d'acqua, corda con secchio d'acqua. No. Però cosa? Mi ero affezionata a questo cadavere. Morta, ammazzo ancora di più. Logicamente qua c'è il nulla. Fatemi uscire! C'è una chiave nel tubo, ma non si può prendere. Ragazzi, non so come ho fatto. Allora, Daniel, prendi la seggiolina, la metti qui e poi prendi la chiave. Perché no? Perché? Spiegami, dammi un valido motivo per cui non devi prendere questa chiave. Ma non si può prendere. Perché? Perché? Che stronzata. Ma malefica. Allora. Dov'è finita ora? Cos'è? Ecco. Abbiamo raccolto una chiave arrugginita. Che belle robe. Vediamo se serve ad aprire questa cappero di porta. Ho paura di sì. Dunque, state tranquilli. Questa non si esce. Oh, porco! Via! Via! Oh, cazzo! Cazzo! Eccoci qua, ragazzi. Siamo nella navata.
un acciarino e una nota. La leggiamo. Forse. Volevo leggere una nota, ma... 1839. Tonight we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt lies a small settlement. A Zimmerman, a dairy farmer, lives with his wife and three children. Siamo fuori per la prima volta. Took the coach, went there. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting the others. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. Che angoscia! We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Dove sono i bambini? Oh, porca Eva. Ma ragazzi, ma cioè... è una cosa terribile, questo è terribile, questo gioco, sul serio. Perché siamo ancora qua? Siamo tornati. Va bene, direi che è tutto qua per oggi, perché presumo che il gioco stia per finire. Abbiamo visto un attimino di brio, un po' di più, rispetto alle puntate precedenti, ed è ora di chiudere. Io vi saluto qua, ragazzi, con Amnesia. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!